E oggi puntata dedicata anche al battesimo di Gesù, siamo nella giornata giusta. Sì, il battesimo, questa grande realtà che richiama tutti noi all'essere membra del corpo fisico di Cristo e quindi anche membri partecipi della vita della comunità. Sant'Agostino parlava del Christus totus, no? Quindi di Cristo capo e di Cristo corpo. Noi siamo membra di questo capo che è così grande, così importante, che ci precede nella via della santità, ce la spiana davanti. Che il battesimo è la strada della santità, poi ciascuno la interpreta e Percorre. la vive in una maniera diversa, però siamo tutti battezzati e quindi tutti battezzati, tutti fratelli. Certo, Gesù vive un'esperienza indicibile. Lui che è senza peccato chiede il battesimo del precursore per poter andare incontro ai peccatori e condividerne la sorte. Qualcuno ancora non lo intende bene. Che grande gesto di umiltà è stato da parte di Gesù quello di mettersi in fila insieme a tutti gli altri peccatori per ricevere il battesimo di penitenza di Giovanni. Lui stesso lo dice, amministrava un battesimo con l'acqua, un battesimo di penitenza. Che bisogno ha il figlio di Dio di ricevere un battesimo di penitenza? Lui che è senza peccato originale, così lo intendiamo, vero Dio e vero uomo, uguale in tutto a noi eccetto il peccato. Ecco, i padri della Chiesa intendono appunto questo gesto come uno dei tanti abbassamenti che Gesù fa, cioè si abbassa così tanto nell'acqua, che è simbolo di vita, ma è anche simbolo di morte, per condividere la nostra morte e le nostre morti, che sono le tante scelte di peccato, di fragilità e di caduta che ogni tanto facciamo anche noi. Capitano, sì, non poche. Noi proprio a questo proposito, perché a questa domanda, ma anche a tante altre, ha risposto l'autore di un libro, giovanissimo amico del nostro pastore, padre Franco Moscone, Piotr Zigulski, che ha presentato nella diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo questo libro dedicato, eccolo qua, stiamo vedendo la copertina, al battesimo di Gesù dal punto di vista storico. Lo abbiamo intercettato nella serata di presentazione e ascoltiamolo insieme. La peculiarità di questo libro è il percorso. Prova a presentare la storicità della figura di Gesù attraverso l'episodio del battesimo. Lo presenta in modo induttivo, quindi c'è il problema. Abbiamo dei testi differenti che ci parlano del battesimo di Gesù e a partire da questo cerco di formulare delle domande. Aiuto il lettore a entrare negli interrogativi, anche in quelli più difficili, e a partire da essi poi offro gli strumenti che il metodo storico-critico utilizza proprio per approfondire la figura storica di Gesù. A partire da questo, a partire dalla ricostruzione storica, si potrà poi sviluppare successivamente una riflessione anche di tipo teologico, spirituale, e tuttavia non è in contrasto, ecco, con la storicità della figura di Gesù. Gesù si fa battezzare in quanto affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista. E Giovanni Battista lui vedeva il compimento della legge mosaica, quindi la questione di un ritorno a un'osservanza anche legale, di appartenenza legale alla legge di Mosè del popolo di Israele, e affascinato dal suo messaggio escatologico della vita. Quindi noi non possiamo entrare nella coscienza di Gesù. Uno storico non può dire, io dico, non può dire se Hitler avesse peccato. Cioè Hitler ha peccato, magari un cristiano può dire sì, era peccato perché voleva ammazzare, ha ammazzato, eccetera, genocidi e quant'altro. Però uno storico si ferma un pochino prima. Uno storico può dire che ha fatto una certa azione. Lo storico quindi qui attesta che Gesù si è fatto battezzare in quanto discepolo, però non può dire nulla a proposito del peccato. Può dire che magari un ebreo pensava che alcune cose potessero considerarsi peccato e altre no. Questo uno storico non può costruire. Noi non sappiamo che coscienza di peccato avesse Gesù, però. E questo un po' con gli occhi del teologo, possiamo dire che se lo ha fatto seriamente, non ha fatto per fare un teatro, se ci tiene molto il mio professore Gerard Rosset. Gesù non era un teatrante, quello che l'ha fatto
fatto consapevolmente. Quindi si è fatto battezzare perché era discepolo di Giovanni Battista. E ci sono delle tracce che questo battesimo di Giovanni Battista è giunto sino a noi, perché anche Gesù a modo suo probabilmente ha continuato a battezzare. Gesù ha continuato a battezzare. Ha battezzato in Spirito Santo e fuoco, e questa è la caratteristica peculiare del battesimo di Gesù rispetto a quello di Giovanni, il quale era un battesimo esterno, dicevamo prima, era solamente un segno per attestare una volontà di penitenza particolarmente forte. Invece il battesimo di Gesù cambia dal di dentro, il fuoco purifica dal di dentro le scorie e brucia tutto quello che è di più, tutto quello che non serve, lo rende fumo, lo rende vano per far uscire il buono che c'è in noi, ci restituisce a quella innocenza originaria pre-peccato, no? Quella a cui dobbiamo continuamente tendere e che è la grazia del battesimo che abbiamo confermato dopo e che magari abbiamo perfezionato con gli altri sacramenti, ci restituisce. Quindi questa, la vita del battezzato è una vita continuamente in cammino. Siamo stati battezzati una volta, è vero, ma ogni giorno veniamo battezzati con la grazia del Signore che ci raggiunge attraverso le persone, le situazioni. Siamo continuamente battezzati. Una goccia di acqua da parte di Dio ogni giorno arriva o dovrebbe arrivare sulla nostra testa. O comunque in qualsiasi età lo si riceve, il battesimo è un dono della grazia del Signore. Sempre, sempre. Prescindibile. Sempre. C'è poi insomma un approccio particolare, ecco, la tradizione orale, si è raccontato tutto quello che ritroviamo nei Vangeli, poi si è scritto. Su questo punto si sofferma Don Salvatore Miscio, presente anche lui alla serata di presentazione, oltre al professor Michele Liceto e Giovanni Chifari. Ma ascoltiamo Don Salvatore Miscio. Se uno non sa ancora dire le cose, non è ancora attrezzato nemmeno per comprenderle. Quindi Gesù probabilmente si è potuto raccontare nella maniera più esplicita di questo mondo, ma chi lo ha dovuto comprendere allora non aveva gli strumenti, le capacità per comprendere un grande mistero. E poi mi permetto di dire in maniera sintetica che sicuramente Gesù è stato un uomo di fede. Vuol dire che l'esperienza umana non l'ha vissuta nella totale comprensione, non che gli magari non è che gli sfuggisse il fatto di essere figlio di Dio, ma io che sono figlio di mia madre e di mio padre, ancora oggi sto scoprendo, strada facendo, che cosa vuol dire. Io credo che Gesù abbia vissuto nella meraviglia anche questa cosa, no? Perché non penso che prima di allora si fosse incarnato qualche altra volta, quindi probabilmente sto dicendo delle cose sciocche, nel senso, in maniera sciocca sto dicendo delle cose che potrebbero essere anche interessanti. Per dire che sicuramente siamo di fronte a una vita che si è narrata, a qualcuno che l'ha recepita questa narrazione, si è lasciato cambiare la vita da questa narrazione, ha provato a restituirla in maniera orale, condividendola. Poi c'è stato bisogno a un certo punto di mettere per iscritto queste storie, andate a riprendere, sto dicendo delle cose che trovate molto meglio dette qui dentro, ha sentito il bisogno di metterle per iscritto, anche perché il tempo cominciava a passare, si sentiva il bisogno di scrivere. E tutto questo la comunità cristiana non lo fa seduta a un tavolino serena come noi stasera, ma mentre incombono le persecuzioni, le incomprensioni, e non tanto dei romani o dagli esterni, ma degli stessi fratelli giudei, ebrei, che non condividevano questa nuova fede o questa nuova gnosi più tardi anche nel confronto con la cultura contemporanea. Gesù, uomo di fede, prima di tutto, bella questa affermazione, è il figlio amato dal padre. Uomo in scoperta, così come siamo noi, l'abbiamo detto prima. Gesù è vero uomo e quindi da vero uomo ha dovuto prendere coscienza anche lui progressivamente del suo essere figlio di Dio, del suo essere stato generato dal padre, no? Di essere nelle cose del padre, quella bellissima immagine che riporta la scena famosa del ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Ma perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il testo greco dice, non sapete che io sono nelle cose del Padre mio? Ci sto in mezzo, le vivo, cerco di viverle e quindi anche cerco di comprenderle, anche se prendiamo la scena del Getsemani. Questa fatica esasperata che fa sudare sangue a Gesù di capire sempre di più la volontà del Padre e di accettarla, anche se lui combatte dentro di sé questa,
questa lotta per cui vorrebbe fare la volontà del Padre, però fa così fatica ad accettarla, e quanta consolazione viene anche a noi da questa natura così umana di Gesù, così fragile, ma così divina, ma così divina. A questo dovremmo pensare nei momenti di difficoltà. Sì. Gesù li ha passate. E come è nata questa amicizia tra padre Franco Moscone e Pio VIII, questo giovanissimo autore? Noi abbiamo avuto l'occasione di conoscerlo in questa presentazione del suo libro Il battesimo di Gesù. Ce lo dice proprio padre Franco Moscone durante quella serata. La mia amicizia con Pio VIII è un'amicizia sana nata nei nuovi social. Quindi questo è un messaggio che volevo dire a tutti. I social sono un rischio, ma i social sono anche un'opportunità. Mi ha colpito poi che, ricostruendo questo aspetto della mia vita, che questo libro, che è uno sforzo di pensiero, ma anche io credo di amicizia, prima tua con Gesù e poi con tanti altri, l'abbia dedicato a Franco e Gero, vescovi perché battezzati. Io in quel momento lì non avrei mai pensato, ecco, che sarei stato qui a Manfredonia con Piotr da vescovo a presentare un libro sul battesimo di Gesù. Io sono stato ordinato vescovo il giorno del battesimo di Gesù, la mia prima messa da vescovo è il battesimo su Gesù. E che quell'incontro legasse, senza volerlo, in amicizia due vescovi attraverso un ragazzo che aveva 23 anni, adesso ne ha 26. Ecco qua, un uso buono, consapevole dei social, poi fa nascere anche delle belle amicizie. E facciamo gli auguri, approfittiamo, perché l'anno scorso, esattamente il 12 gennaio, eravamo tutti ad Alba, noi almeno, sì. Per l'ordinazione episcopale di padre Franco. Di padre Franco, sì. Auguri, è la parola più semplice, ma anche la parola più bella. Ci è andata bene, ci diciamo, andata possiamo molto fare bene. Una siamo verifica, contenti. La verifica di un anno. Siamo contenti, siamo contenti. Si respira ancora l'odore del crisma, ecco, sì, anche a distanza di un anno. E sicuramente continuerà con la grazia del Signore a fare in modo che anche questa diocesi diventi crismata, così come è stato crismato lui, proprio per noi. Proprio vero, per noi. È diventato vescovo per noi. Eletto. E noi gli diciamo grazie per il suo sì alla nostra diocesi. E grazie Don Pasquale, come sempre, ci ritroviamo domenica prossima, sempre in Fuori Programma. Ancora grazie a te e buona domenica a tutti. Restate però sintonizzati, perché noi continuiamo.